Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Nuovo video beauty, ovvero beauty sia estiva che autunnale, perché sono rientrata nella sia routine che estiva che autunnale. Più autunnale che estiva, però ho ancora caldo, quindi proprio di mia spontanea volontà, non so come dire, vabbè, ci siamo capiti, insomma, per forza di cose, che anche se a volte utilizzo quella skincare basata sull'estate, tante volte faccio un po' un mix, cioè alterno a prodotti estivi a quelli autunnali. Quindi questa è quella che avete visto nella mia miniatura del video, vedete, ecco qua, e niente, quindi andiamo subito al sodo. Allora, come prima cosa, quando entro in doccia utilizzo questo prodotto qui. Oddio, devo mettere così, della Mantovani. Questo della Mantovani è molto buono perché prima di tutto non mi secca la pelle, l'ho già detto nei video, e poi mi sento, vabbè, non mi interessa che solo che profumi, ma mi lava bene, mi toglie tutto lo sporco che ho del mio sudore, eccetera, vabbè. E, come si può dire, toglie tutto quello che deve togliere, insomma, tutta la sporcizia che ho addosso, vabbè. C'è bisogno di entrare troppo nei dettagli. Però questo mi è piaciuto molto, pulisce bene, e soprattutto mi disimpegna da altri tipi di bagno doccia che ho provato in passato. Vabbè, a parte il Vidal, che ce l'ho lassù perché ancora lo devo riutilizzare. E poi c'ho il bagno doccia, appunto, quell'altro, se non erro, Vidal? No, un altro che non mi ricordo. Comunque, adesso stiamo parlando del Mantovani, parliamo del Mantovani. Il Mantovani è 400 ml di prodotto, e vi sta scritto anche qua, non so se si vede, sì, qua. 400 ml di prodotto per un paio di 12 mesi. Buono, profumazione coccolosa. Pazzesca, mi piace da matti. Sa di pulito, sa di come se fosse andato in spiaggia. Non so perché, per esempio, quell'odore marino sulla salsedine, quelle robe lì. Sì, esatto. A me piace da matti, molto buono, sì. Poi andiamo subito dopo la doccia. Cosa si fa? Ovviamente il deodorante. Sì, io come prima cosa, prima di mettermi la crema sul corpo, utilizzo il Dove. Questo Dove qui adoro, è topissimo. Perché dico topissimo? Perché mi piace, non mi irrita come altri deodoranti che sto usando abitudinariamente. Quindi, che dire, mi piace, lo amo, non mi pizzica, non mi fa irritazione, ma a volte quando vado a fare la ceretta alla mia estetista ho un fastidio, non vi dico. Soprattutto quando a volte, sì, è brutto da dire, ma volevo dire, quando mi lascio andare, che faccio poche docce, tipo di solito d'inverno evito di farmi più docce, ma è sbagliatissimo. Ma anche d'estate non è davvero, mi vergogno a dirlo, ma è la verità. Non è che mi lavo poco, mi lavo sempre, ma ogni tanto mi lascio andare, non va bene. E infatti sotto la cera si crea un'irritazione da paura, ma non c'entra la ceretta, sono io che, vabbè, non comodo, ma anche la ceretta fa il suo, perché ho la scella, vabbè, a parte le scelle delicate, però tutto sommato ho la pelle ultra delicata, quindi anche la ceretta non mi aiuta. Comunque questo qua è il mio Dove preferito, ve lo accosto se volete, no, questa luce non è che il massimo. Sì, Dove è ottimale, però che dire, non mi dà quel fastidio che mi danno altri tipi di deodoranti. Aspettate un secondo. Dunque, vi stavo dicendo che, allora, avevo la telecamera, il telefono, scusate se non c'entra niente, piccola parentesi, ho usato il pezzetto, ho pulito perché non c'aveva niente, ecco perché era troppo sozza l'occhiello della telecamera, la telecamera stessa. Comunque, questo è il Dove, molto buono, e appunto non mi irrita la scella, mi piace, lo sto utilizzando fin quando non lo riprodurranno più come questo qua, vedete, in stick. Ho sentito dire di altri deodoranti che fanno lo stesso lavoro di questo qua, ma però
Costano di meno, sono su Amazon o altre parti, delle negozi online, ma io mi sento di comprarlo anche fisicamente, ma non come quelli che ho visto su YouTube, quindi questo mi va più che bene e basta. Poi, cos'altro prendo? Per lavarmi la faccia prima di uscire, la testa, oltre a farmi con il bagno doccia, scusate, sono andata un po' fuori tema della doccia, però vabbè. Questo Fructis qua, molto buono, fantastico, mi toglie veramente la forfora. Io non ci sto un attimo per lavarmi la doccia, no, scusate, la testa. Ci sto molto di più, conto fino a 60 minuti di orologio. 60 minuti non sono tanti, ma non sono neanche pochi. Sì, lo so, sono esagerata, lo so, però mi aiuta perché mi leva veramente la forfora. Ha un profumo che è venuto a fare. Buonissimo, sa di. Non lo so di cosa sa, non mi ricordo. Comunque, tra mango e papaya, ma neanche. Sa di pesca? Non saprei meglio, non riesco a capirci bene l'odore che ha. Comunque, mi piace molto, molto buono, fantastico. Cosa dirvi questo shampoo barra antiforfora della Fructis Garnier? Mi piace, e tutto sommato è fantastico. Sì, antagonico no, perché l'altro mi piace perché ha un buon lavaggio e aiuta bene a lavare bene bene i capelli, non dico districarli perché districarli non districano la mazza, ma più che altro li tiene puliti e liberi dalla forfora. Questo sì, questo volevo dire, che non riuscivo bene a dire queste parole, queste quattro parole in croce. Liberarli dalla forfora, puliti bene e soprattutto non sporche di forfora che non sono proprio. Quindi vabbè, questo quanto ce n'è? 250 ml di prodotto per un Pao, sempre un Pao, non ve lo dico, tanto lo avete capito, sono 12 mesi di Pao. Poi sì, di qua andiamo allo scrub corpo che io utilizzo sia viso che corpo. Questo qua, scusate se era bagnato, ma in doccia, era in doccia. Scrub esfoliante viso che lo utilizzo appunto, vi dicevo, ribadisco per il corpo con scorza d'arancia, granule di pomice con estratti di fiori di ciliegio giapponese, foglie di papaya, detersione profonda e delicata, dermatologicamente testato e bla bla bla. Questo lo utilizzo sia fior di magnolia e detersione profonda nello stesso tempo, delicata, eh? Vabbè, insomma, ci siamo capiti. Questo qua lo preferisco perché mi piace, prima di tutto mi aiuta a scrubare bene il corpo quando devo, oddio, mi sto bagnando, quando devo andare dall'estetista per non sentire troppo dolore della ceretta, lo strappo della ceretta. E mi aiuta soprattutto a sentirmi la pelle più morbida tra le cosce, le gambe e le braccia. Devo dire la verità, aiuto, riuscire a parlare oggi, non lo so. Devo dire la verità, funziona, non è per niente aggressivo, è veramente efficace per chi non vuole spendere no, non un fottio, non vuole spendere un occhio della testa per un benedetto scrub, sia da fare a casa che da comprare dall'Eurospin, vabbè. A casa è scontato acqua e zucchero, no, scusate, zucchero e miele, e vi fate lo scrub o col caffè, quello che volete voi. O se no, c'è questo dell'Eurospin, fior di magnolia, è molto buono e scrapa bene e non fa per niente male alla pelle, è tutto lì. Anzi, è piuttosto delicato, come suol dire, molto buono. Poi, altro scrub che mi faccio quando la pelle è veramente. Che non si sa cosa c'ha, perché lo utilizzo perché Clean Deep Gel Scrub quotidiano combatte e previene le imperfezioni, leviga la pelle, antibatterico, e questo è vero perché l'ho notato che è antibatterico, non capisco da dove l'ho notato, ma è vero, fa il suo bel sporco lavoro senza microplastiche, ma qua non lo so. Allora, vi faccio vedere qua i microgranuli che ci sono qua. Non so cosa voi capirete, però ecco qua, vedete? Aspettate, se spengo la luce si capisce qualcosa.
non si capisce nulla. Quindi, vabbè, questo qua, sì, questi sono i microgranuli che vi sono all'interno. Questo ce n'è 150 ml. Anche questo lo sto utilizzando sia sotto la doccia che quando voglio fare prima la maschera, poi questo, prima questo, poi la maschera. Alterno sia questo qua, volevo dire, sia alterno questo che quest'altro, tutte e due volte l'alterno. Poi per quanto riguarda invece, finita tutta la doccia per intero, finiamo qua, oltre a struccarmi eccetera, perché quando vado a struccarmi o anche quando la sono truccata, vado a detergere il viso prima con questo, oppure direttamente se non voglio cioè struccare o che ne so, o detergere la pelle solo senza struccarmi, mi voglio lavare la faccia con questo della L'Oreal, che questa è una mia prefe, cioè l'acqua, no, cosa sto dicendo? Latte, detergente, nutre, strucca, detergente, strucca e nutre, scusate, gioco di parole, rosa, gelsomino e lenitivo per pelli sensibili e per pelli secche, scusate, sensibili, testato sotto controllo dermatologicamente testato. L'ho detto bene? No, no, testato sotto controllo, dermatologicamente testato, comunque, ci siamo capiti. L'Oreal Paris, che vi dica fare, buonissimo. Questa è la sua schiumetta, me ne metto un pochettino. Vedete, questa è la sua schiuma. Che veramente non so come dirvelo, ma ha una schiuma piuttosto wow, top. La dovete lavare ovviamente, se no così non fate niente. Però per farvi vedere a voi quanto è bella schiumosa, bella latticinosa, direi, sì. E questa la uso appunto per lavarmi il viso quando non sono truccata. Se no c'è questa, anche se ovviamente dovete tenere il dischetto. Io non sono un estetista per dirvelo, perché la comicella non è il massimo, io mi ci trovo bene così e preferisco così. Metto un dischetto struccante sull'occhio, lo faccio rimanere un bel pochettino, poi lo rimuovo, come credo io ovviamente, perché non me ne intendo molto, però faccio così. E poi ne ripasso un'altra passata a questa parte con un altro dischetto pulito struccante e niente. E con questo qua mi strucco bene bene, non solo tutto il viso, anche le labbra. E stessa cosa vado a fare con quest'acqua qua, che vado a fare con questo latte detergente della L'Oreal. Che tra l'altro non dico mi sto trovando male, ma non male, scusate. Bene, ma benissimo, molto buono e lo adoro, mi piace da matti. Scusate, mi stavo sbagliando, volevo dire che mi sto trovando veramente molto bene. Sì. È fenomenale come detergente, non credevo che, anzi, lo stavo un po', come dire, scusate un attimo, volevo dire, lo stavo un po', scusate, mi sembrava che mi stavo interrompendo, invece no, comunque, come dire, lo stavo un po' sottovalutando come prodotto, invece mi sta piacendo, quindi appena finisco, lo ricomprerò, sempre se ce ne sarà un altro po'. Nel rifornimento, cioè nel senso, ha sempre i profumi Douglas, non lo so, vediamo. Poi, come ultimo prodotto, ah no, crema corpo, utilizzo questa perché la amo, la follia, non so perché, ma mi sono innamorata di questa crema corpo Allergan della Leo Crema 100% biologico, vabbè, chi se ne importante, vabbè, biologico o meno, ve li ammetto lo stesso, tutti i tipi di pelle. All skin care types, vabbè, leggera, ricca, questo c'è scritto, vedete? Già, questo. E niente, mi sta piacendo, molto buona e non vedo perché non la devo usare, perché quello che si compra e si mette da parte, a certo punto, a un certo punto bisogna anche doverlo usare. E io quello che sto facendo. Allora, vi ricordo il PAO è di 12 mesi come sempre, e i millimetri sono 400, 400, sì, esatto. Com'è? Buona, ammorbidisce bene la pelle, le cosce, tutto quanto il mio corpo. È una favola, ragazze, provatela per credere, perché veramente non per invogliarvi a comprarvela, ma se vi interessa, andate a correte a comprarla, perché è veramente top. È veramente molto 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 buona. E ha il suo perché se la comprate.
tutto fa la pelle liscia. Una cosa ci tengo a dire, se voi odiate le creme che stanno un po' per asciugarsi, non fa per voi, ma questa qua un po' di macchia ce la lascia, c'è macchia, più che altro la striscia non la fa perché non credo che la faccia. Ora lo provo per farvi vedere una cosa in diretta, voglio vedere se la fa veramente o meno, perché non mi ricordo. Voglio fare una cosa in diretta con voi. Vediamo un po' se lascia la striscia o meno, perché voglio essere sicura. Per non dire una stupidata. E niente. Allora, no, come vedete, non so se si percepisce qualcosa. Come sì, è un po' umida, ma non molto. Si asciuga all'istante. Mi sembrava un po' all'inizio appiccicoso tutto quanto. Anzi, quello ci tengo a ribadire che se odiate stare un bel po' troppo unticcia, non ve la consiglio più tanto perché un po' unta lo è. Non è molto di quelle creme che si asciugano subito all'istante. Allora, non lasciano la patina perché no, non la lasciano, ma un po' untuosa lo è, sa un po' di unticcio, quindi non so se fa per voi. Quindi quelle che odiano l'unticcio, no, non ve la consiglio, ma se vi piace stare ore e ore a spalmare finché il completo assorbimento, allora prego a voi. Comunque niente, questa crema mi piace, volevo farlo usare, ma non c'è un tasto per niente. Vabbè, scusate un po' le mie stranezze. Sì, vedete che non si, come dire, sì, non si diventa, come si può dire, aiuto, non viene a mente, non si, vabbè, ci siamo capiti, non si. Non veramente, vabbè, se veramente prima o poi lo dirò. Comunque, non lascia strisce, ecco, questo lo vuol dire, non lascia strisce né di unto, ma un po' sì, vabbè, ci siamo capiti. Allora, come ultimo prodotto, non per importanza, finalmente ho finito, insieme, scusate che mi tuffo, allora, prima burro cacao, poi la crema, prima la crema, poi il burro cacao della Labrosan Defense, questo sempre SPF 15, questo qua, abbinato alla cremina, sia giorno che notte, perché io sapete che sono pigra a mettere le creme, quindi questo qua tutto in uno, lo so che è sbagliato, ma ognuno fa quello che le pare, quindi io utilizzo questa Nivea, che cos'è? Crema giorno, nutriente, super idratante, 24 ore, non stop, però io utilizzo lo stesso, perché veramente top, fenomenale, mi piace. Anzi, sto usandola con parsimonia perché non la voglio finire troppo in fretta, perché non so quando andrò a ricomprarle quella qua, questa è la crema. Non si vedrà una mazza, ma fidatevi che questa è la crema che ho ancora in uso. Ne ho altre, però prima preferisco utilizzare questa qua, finire questa, usare e finire. Come burro cacao sto finendo, anzi, sono quasi di scoccioli per dire la verità. Questo burro cacao che vi ho appena fatto vedere ed è stra utile anche quando sono stata dal dentista che avevo i capelli. Sì, ciao, le labbra da una parte tutte belle morsicate, anzi, più che altro ferite e distrutte dall'intervento avuto in bocca. Questo qua, una bella dose sopra. Come dire, sul labbro, sia sopra che sotto, qui all'attaccatore delle labbra, sino qua sotto, mi hanno fatto sì che non so quanti giorni o anche qualche mese più, vabbè, non voglio esagerare, qualche giorno, qualche settimana, tempo di una settimana o due, mi era guarito quasi quasi di più il labbro inferiore che non quello superiore, vabbè, un po' tutte e due, però ha fatto prima quello inferiore e quello superiore, perché era più quello inferiore, aiuto, no? Non riesco a parlare oggi. Inferiore che quello superiore era più maltrattato, perché lavorando ovviamente con gli strumenti del dentista, aiuto. Sì, è successa questa cosa, comunque niente. Adesso ragazzi, questo era tutto. Vi faccio vedere tutto. Ok.
Credo di sì. A parte un profumino che sto utilizzando, ma non ve lo prendo se non vi annoio troppo. E un bacio, a presto. Questo qua era il mio tutto quello che avevo sopra. Fatemi sapere se tra voi c'è qualcuno che o qualcuno che apprezza di più le e buonanotte. I prodotti che utilizzo io o se a voi avete i vostri preferiti o meno, non lo so. Tra autunno e vabbè, tra autunno e l'estate. Comunque metterò un titolo un po' che vi possa interessare, non lo so, vediamo. Guardate la miniatura se vi interessa qualcosa, prendete e guardate le video se vi interessa. Ciao! Ah, mi ero dimenticata. Mettete un bel like se vi è piaciuto il video e se non pazienza. Oppure commentate, fatemi sapere qua sotto i commenti e attivate la campanella qualora voi decidiate, come si dice, non lo so, deciderete di iscrivervi e attivate la campanella per aggiornare il mio canale YouTube. Per aggiornarvi sul mio canale YouTube. Ciao! Zombie apocalypse.